Sono Tatiana del gruppo Leggiamoli Forte. Ora vi leggo. Oh, quante cose vedrai! Congratulazioni! Oggi è il tuo giorno. Sei in cammino verso luoghi importanti. Cammina, vai avanti! Hai cervello nella testa, hai piedi nelle scarpe, puoi andare dove vuoi, da qualunque parte. Sei solo. Sai quello che sai. Sei tu che decidi dove andrai. Studierai le strade. Studiale con attenzione. Quella non fa il caso mio, direi talvolta con decisione. Con la tua testa piena di cervello e le tue scarpe piene di piedi, sei troppo sveglio per prendere una strada che non ti persuada. Potresti non trovarne nessuna che ti va. In tal caso, è chiaro, lascia subito la città. Ed è tutta una scoperta camminare all'aria aperta. Là fuori possono accadere cose, e accadono, questo è il bello. A quelli come te, tutti piedi e cervello. E quando le cose cominciano ad accadere, non esitare, non aver paura. Tira dritto e vedrai, sei tu che accadi, addirittura. Oh, quante cose vedrai! Vedrai scenari mozzafiato, percorrerai la tua strada in salita e volerai in alto insieme a chi scala la vetta più ardita. Non resterai indietro perché sai accelerare. Sorpasserai il gruppo e sarai tu a guidare. Ovunque volerai sarai sempre il migliore. Ovunque andrai vincerà il tuo valore. Eccetto quando non ti riuscirà, perché a volte ti capiterà. Mi dispiace dirlo, ma sono frequenti, ahimè, le cadute o gli impigli. Può accadere anche a te. Puoi trovare l'impiglio in un ramo irto e basso, mentre gli altri vanno oltre e ti piantano in asso. Verrai giù dall'impiglio facendoti male e potrai andare incontro a un crollo totale. E nel mezzo di un crollo non hai voglia di scherzare. Cercare l'uscita è una strada in salita. Giungerai in un luogo con vie non segnate, buie molte finestre poche illuminate. Lì dischi fratture al gomito e al mento. Hai il coraggio di starne fuori? Hai il coraggio di andare dentro? Quanto hai da perdere? Quanto hai da guadagnare? E se entri, che fai? Prendi a destra o a sinistra? O a destra e tre quarti? O una strada un po' mista? O fai il giro da dietro e da lì ti introduci? Scoprirai, e mi dispiace, che è una dura conquista decidersi, anche per un decisionista. Correrai a rompicollo con la mente confusa, macinando chilometri per sentieri tortuosi. Vedrai spazi selvaggi e misteriosi. E, meta della tua impresa, io temo che sia un luogo un po' assurdo. Il luogo dell'attesa. Per gente che aspetta. Aspetta un treno per partire, un aereo, un bus che arrivi in fretta. Una lettera che tarda a venire, la pioggia che smetta, che scenda la neve, che il telefono squilli. Aspetta che arrivi quel sì o quel no, che siano lunghi i capelli. C'è sempre qualcuno che aspetta. Aspetta che il pesce abbocchi, che il vento alzi l'aquilone. Aspetta venerdì sera o forse aspetta il suo zio leone. Aspetta che l'acqua bolla o un'occasione migliore. O un filo di perle, un paio di jeans, una parrucca di ricci o una prova ulteriore. C'è sempre qualcuno che aspetta. No, non fa per te. Fuggirai in qualche modo da quel vano aspettare e scoprirai le boom bells dove vanno a suonare. Sventolando un vessillo tornerai presto in sella, pronto ogni alcunché come chi è come te. Oh, quante cose vedrai! E sarà divertente! Puoi segnare dei punti, puoi uscire vincente,
Con la palla puoi fare cose sì eccezionali che potrai diventare lo stravinci rivali. Fama! Sarai certo il famoso più famoso che c'è. E quando vinci in TV, tutto il mondo guarderà solo te. Tranne quando così non va. Perché qualche volta succederà. Ti troverai a giocare partite solitarie. Alcune volte, certo, non accadrà spesso. Partire con chi non puoi vincere è perché le giochi contro te stesso. Tutto solo, che ti piaccia o no, essere solo è una condizione che vivrai un bel po'. E quando sei solo, è possibile che tu incontri cose che ti spaventino da morire. Ce ne sono di quelle, camminando qua e là, così spaventose che non riuscirai a proseguire. Ma andrai avanti, nonostante il tempo cattivo. Andrai avanti, nonostante i nemici in arrivo. Andrai avanti, nonostante gli scracchi stridenti. E ancora avanti, per spaventosi torrenti, nonostante le braccia dolenti e le scarpe dalle suole consunte. E avanti, andrai avanti ancora. E io so che di fronte a ogni ostacolo, qualunque esso sia, tu troverai la tua via. Sarai attorniato ovunque, è ovvio, e già lo sai, da tanti strani uccelli e insieme a loro andrai. Perciò, attento ai passi che fai. Muoviti con attenzione e grande tatto e ricorda che la vita è un grande atto di equilibrio. Sii sempre abile e di lunga vista e mai confondere la destra con la sinistra. Ce la farai? Sì, ce la farai certamente. Garantito al 98.75%. Ragazzo, sposterai le montagne! Così, che ti chiami Biagio, Grimilde o Giasone o Ida inviperita d'inciampone, sei in cammino verso luoghi importanti. Oggi è il tuo giorno. La tua montagna ti aspetta. Su, scala la tua vetta!